Cambio d'armadio per i musici dell'Associazione Sbandieratori Arezzo, 20 nuovi costumi per il reparto che con il cambio look ha deciso di tornare alle origini ispirandosi ai modelli utilizzati da tamburini e trombettieri durante i primi anni di vita dell'associazione. Noi siamo l'unica entità della giostra, lo dico con orgoglio, che fa fronte alle proprie spese con le proprie forze e quindi era il momento di rinnovare i costumi dei musici, quelli attuali. Hanno quasi 30 anni, quindi considerata l'usura e la frequenza con cui ci esibiamo annualmente, avevano bisogno di un rinnovamento. I costumi che faranno il giro del mondo insieme agli sbandieratori, ovviamente. La speranza è quella, chiaramente i nostri musici sottolineano e accompagnano l'esibizione degli sbandieratori, ma ci tengo a precisare che negli ultimi anni hanno avuto una forte evoluzione tecnico-musicale, per cui posso dire legittimamente che i nostri musici hanno di per sé una capacità di esibizione che è già importante. Al fianco dell'associazione Nuova Banca Etruria, che ha contribuito alla realizzazione dei nuovi costumi. Era un piacere, ma anche un dovere verso la città, verso le sue tradizioni. Noi eravamo un'altra conferenza stampa in cui abbiamo partecipato alla squadra che porterà all'edizione straordinaria la giostra, quindi due momenti che riguardano in fondo lo stesso evento, l'evento della giostra, e siamo felici di questo. Sarà il suo primo saracino, forse non l'ultimo, sarà presente? Sarò presente sicuramente e non sarà l'ultimo, sicuramente non sarà l'ultimo. Ne parlavo prima con i colleghi e dicevo quello di settembre com'è, perché mi piacerebbe portarla a mia nipotina. L'occasione per veder sfilare per la prima volta i nuovi costumi sarà ovviamente l'imminente edizione della giostra del Saracino. Siamo sicuri che il loro debutto sarà sabato sera per la giostra del Saracino notturna.